Non è stato giusto abbandonarci. Non è stato giusto tacere, far finta che nulla fosse successo. Maurizio Cara è un antropologo. Il vaccino gli ha causato una trombosi alla gamba destra talmente grave da dover amputare l'arto. Io avevo chiesto la vaccinazione col Pfizer, mi è toccata perché non avevo patologie particolari quella con l'AstraZeneca, e nel giro di qualche giorno è emersa una trombosi. Alla fine sono stati costretti ad amputare la gamba destra. Questa è la mail che Maurizio Carra scrive all'AIFA il 27 maggio 2021. Desidero segnalare l'avvenuta amputazione del mio arto inferiore. Non si parla abbastanza delle complicazioni legate a tale vaccinazione. Carra è anche iscritto all'ordine dei giornalisti e questo preoccupa molto l'AIFA. Essendo giornalista, occorre fare molta attenzione. Tanto che alla fine decidono di non rispondere. Non ho mai ricevuto risposta. Carra ha avuto un arto amputato, ha la vita rovinata, non ha risarcimento e non ha risposta. Ma nei documenti interni dell'AIFA la sua tragedia viene liquidata così. Con tutto il rispetto per il dramma, molti sono morti e altri moriranno. Molti sono morti e molti moriranno. Così si parla all'AIFA dei danneggiati. Ma non è solo una questione di sensibilità. Nei documenti esclusivi che vi mostriamo stasera c'è la prova che l'agenzia nasconde i rischi di trombosi legati alla vaccinazione. Rischi che pure erano noti da tempo. Questa è la segnalazione che l'agenzia italiana riceve dall'EMA, l'agenzia europea, dopo che si erano verificati 44 casi in diversi paesi. È il marzo 2021, due mesi prima la vaccinazione di Maurizio. Il rischio beneficio deve essere considerato prendendo in considerazione la disponibilità di alternative e i dati epidemiologici locali. Così dice l'EMA, ma l'AIFA questa indicazione non viene presa bene. Un esperto dice: tanto varrebbe buttare via direttamente AstraZeneca. E un altro aggiunge: rischia di rallentare drammaticamente il processo di vaccinazioni. Interviene anche il direttore generale Nicola Magrini, l'uomo del ministro Speranza. Si sta facendo un allarme drammatico. 44 casi di trombosi, una richiesta dell'Agenzia Europea di valutare il rischio-beneficio, eppure il direttore generale minimizza. E tutti all'AIFA sembrano più preoccupati di salvare il vaccino che le persone, come sempre. L'importante è non uccidere il vaccino. Della sofferenza delle persone, chi se ne importa? Non è stato giusto non dire ciò che stava avvenendo. Non tutelare le persone, sostanzialmente. È un diritto costituzionale. Ora guardate questo grafico. Maurizio sta dentro questo cerchio. È il cerchio che in un documento ufficiale dell'AIFA rappresenta le reazioni avverse gravi. Che cosa ha di interessante questo grafico? Semplice e taroccato. Le proporzioni sono sbagliate. Per dare l'idea che gli effetti avversi sono minori, il cerchio viene disegnato più piccolo. È un cittadino ad accorgersene e a segnalarlo all'AIFA. Vorrei segnalarvi che il grafico è errato. L'area non corrisponde all'11,9% del totale, ma a meno del 2%. L'area corrisponde al 2%, il cerchio per rappresentare l'11,9% dovrebbe essere così. E la cosa clamorosa è che l'AIFA lo sa benissimo, infatti scrivono: lo sappiamo che non è esatto. Sanno benissimo che i loro grafici sono taroccati, ma c'è di più. I grafici non sono taroccati per errore, ma che l'errore è voluto, come dimostra questo documento esclusivo che vi mostriamo. Nel dare indicazioni su come realizzare la grafica delle reazioni avverse, infatti, si dice: l'area del cerchio delle manifestazioni gravi non sia proporzionale, potrebbe essere più piccolo. In pratica, l'AIFA decide di modificare le proporzioni del grafico, di fare un cerchio più piccolo, per dare l'idea che gli effetti avversi gravi siano di meno. Ma in questa piccolissima area arancione volutamente taroccata c'è anche il danno da vaccino di Maurizio, che forse si poteva evitare. Qui il problema centrale è che lo Stato è stato assente del tutto, quindi giustizia vuole che intanto se ne parli, e anche in questo mi pongo il problema che ancora non ci sia una giustizia, un silenzio tombale.
posso accettare, il mio cuore non riesce a accettare questo. Questo dimostra che sono disposti, per salvaguardare il vaccino, a buttare a mare tutto. L'abbiamo accompagnato e il 6 di novembre ci ha lasciato. Ciao amore. Mamma mia, bellissimo. Saverio, Anisa, oggi sono numeri su una statistica. Eccesso di mortalità, dice l'Istat, anche nel 2022. Cosa sta succedendo? Può il vaccino essere in qualche modo responsabile di queste morti? Vogliamo pensare che sia un sistema immunitario che si è indebolito e è più soggetto a malattie infettive di qualsiasi genere? E qua arrivano tanti amici di mia figlia. Anisa aveva 18 anni. Quando arrivo a casa loro tutto parla ancora di lei. Anisa se n'è andata qualche mese fa tra le braccia della mamma. Il giorno prima era stata al pronto soccorso, ma l'hanno rimandata a casa. Anisa aveva fatto 2 dosi Pfizer. Mia figlia sentiva mal di petto. Io come mamma ho portato subito al pronto soccorso per dire tutto bene, puoi andare a casa. Siamo tornate a casa e dopo è andata a dormire alle 3:30. Ho sentito che mi chiama mamma. Io sono subito entrata, ho portato mia figlia in bagno con urlare. Non so cosa devo fare. Ho lavato un po' viso, ho chiamato subito pronto soccorso questi 18. Che ho detto, vi prego, venite via 4 novembre perché mia figlia muore. E loro è arrivato dopo 40 minuti. Come ha fatto una ragazza sana a morire in poche ore? Perché è morta Anisa? Devo trovare forza per andare avanti. Per giustizia, perché mia figlia era senza nessuna malattia. Eccesso di mortalità, soprattutto tra i bambini e i più giovani. Cosa sta provocando tutto questo? Dalla Gran Bretagna arriva un dato allarmante. Secondo l'Istat inglese, nei primi mesi del 2022 si registrano più morti, soprattutto tra i vaccinati. Perché? Vado a trovare il dottor Donzelli, ex dirigente sanitario, oggi a capo della Commissione Medico-Scientifica Indipendente. Questi sono gli adolescenti dei 15 ai 19 anni. La mortalità è maggiore sempre nei vaccinati. Progressivamente sale la mortalità e arriva a maggio con un 40% in più di morti tra i vaccinati con terza dose. Secondo una prima analisi, dunque, la mortalità cresce man mano che vengono somministrate le dosi di vaccino e questo trova riscontro nei dati europei, dove la morte dei bambini da 0 a 14 anni aumenta a partire dall'autorizzazione alle prime vaccinazioni. Questo eccesso di mortalità, cosa sarebbe dovuto? Ci sono delle ipotesi. La ripetizione degli inoculi porta a una progressiva perdita di capacità di risposta del sistema immunitario. Dove andiamo? Andiamo a casa adesso. Questa qui è la sua camera da letto, che adesso un po' l'ho trasformata. È diventata la mia. Saverio aveva 26 anni e una disabilità importante, ma stava bene. Dopo 3 dosi di vaccino Pfizer, i valori del suo sistema immunitario si sono azzerati. Saverio se n'è andato per una polmonite. Facciamo la seconda dose, però Saverio non sta bene. Un po' catatonico, dormiva sempre, erano aumentate anche le crisi epilettiche. Lui frequentava anche un centro diurno e ovviamente per andare al centro diurno il vaccino era necessario. Nel lab vaccinale andai col suo plico della sua cartella clinica e dissi: guardi che però questo ragazzo ha questo e questo e questo. Ho detto: signora, lei deve stare tranquilla perché il vaccino va fatto. Anche perché io, se c'è da dire la verità, se ho avuto Saverio vicino per 26 anni è stato grazie alla scienza. Di conseguenza io ancora una volta mi sono fidata della scienza. Entriamo in ospedale, ci dicono che ha una broncopolmonite e poi da lì in 10 giorni se n'è andato. Ed è stato un calvario.
per cui l'abbiamo accompagnato in una sedazione profonda. E il 6 di novembre ci ha lasciato. Stai meglio. Dai, chiamiamo. E dopo lo pneumologo che l'ha seguito, io gli ho detto: ma com'è possibile, dottore, che questo ragazzo in 10 giorni se n'è andato? E lui mi ha risposto: signora, ci siamo trovati di fronte ad un ragazzo che aveva un sistema immunitario azzerato. Ho creduto nella scienza e voglio continuare a crederci, perché se devo pensare che la scienza non ha più senso, non posso vivere. Però voglio verità. Questo silenzio lo dobbiamo rompere, continueremo a insistere, perché avete visto cosa è successo con le mascherine, l'abbiamo rotto questo silenzio, si arriva al risultato, lo dobbiamo fare per Maurizio, lo dobbiamo fare per Jonathan, buonasera Jonathan, poliziotto che stasera è qui e ci chiederà anche lui una mano per arrivare alla verità, perché non è possibile che su un tema così delicato come la nostra salute ci sia questa certificazione di menzogna, vedete, la falsificazione del è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ma anche l'altra cosa che ha denunciato stasera in esclusiva Marianna Canè, ascoltate bene, guardate che importante, perché me le fai rivedere, perché non vorrei che la mia mamma è che si distrae, magari le scappa. Qui siamo al 31 marzo, l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, non i terroristi, no, l'Agenzia Europea del Farmaco, segnala che ci sono dei rischi di trombosi, e allora dice: considerate rischio e beneficio. E le avete viste quali sono le reazioni all'AIFA? Eccolo qua. No, si sta facendo un allarme drammatico, il direttore generale: no, non dobbiamo fare allarmismo, 44 persone con le trombosi, e lui si preoccupa di non fare allarmismo. E poi ancora gli altri dicono: eh no, ma se noi facciamo quello buttiamo via il vaccino. E no, invece bisogna buttare via le gambe delle persone, la gamba di Maurizio la buttiamo via, ma il vaccino no, perché si dice non si può rallentare il rischio di vaccinazione. Maurizio ha perso la gamba, delle persone probabilmente hanno perso la vita perché non si poteva rallentare il processo di vaccinazione.